Ultime ore di mercato e qualcosa torna a muoversi in casa Pescara. Mattinata risolutiva per il difensore Riccardo Brosco, che ha trovato l'intesa col Vicenza per la buonuscita ed ora è pronto a legarsi al Pescara. Nella batteria dei centrali il difensore romano andrà a occupare la casella lasciata libera dai Lanes, andato ad Avellino nell'operazione Aloy. Per Brosco si tratta di un ritorno a Pescara a distanza di oltre 10 anni. Vestì il biancazzurro nell'anno della splendida cavalcata in A con Zeman in panchina, giocando 22 partite, specie a inizio campionato, poi qualche problema fisico che ne condizionò la stagione, per poi tornare in campo nella gara della festa di Marassi contro la Sampdoria. Classe 91, cresciuto nelle giovanili della Roma, Brosco poi ha condotto una solidissima carriera tutta in Serie B con 354 gettoni collezionati, compresi playoff e playout, con le maglie di Ternana, Latina, Carpi, Ascoli e appunto Vicenza. E tornando a Pescara per la prima volta scenderà in Serie C. Qualcosa di concreto si muove anche per l'attacco, dove è tramontata l'idea dello svincolato Marco Sau, ma anche quella di Alessandro Gabrielloni del Como, è stato trovato l'accordo per il 24enne attaccante slovacco di proprietà dell'Hellas Verona, Ljubomir Tupta, che è per lo più centravanti ma può occupare anche gli altri ruoli offensivi, esterno o trequartista, e che nelle ultime 3 stagioni ha girato l'Europa in prestito al Wisla Cracovia, Sion e Slovan Liberec. Molto poche le reti segnate in una carriera nella quale non ha mantenuto le aspettative. Anche per lui sarebbe la prima volta in Serie C in attesa della stagione della svolta. Resta da colmare un'ultima lacuna, quella del mediano basso di centrocampo. Resta sempre la speranza di riportare Luca Palmiero, di proprietà del Napoli, mentre il nome nuovo delle ultime ore è l'olandese di origini congolesi Rodney Kongolo, più muscolare e strutturato e dunque capace di interpretare il ruolo diversamente rispetto a Palmiero. Cresciuto nelle giovanili di Feyenoord e Manchester City, ha poi giocato con gli olandesi dell'Herenveen. A Cosenza, arrivato nel mercato dello scorso gennaio, ha avuto un ruolo importante nella rincorsa salvezza dei Silani, ma ora non rientra più nei piani del club e per il Pescara potrebbe essere una buona opportunità.